Che emozione è stata per te sollevare la coppa e segnare il gol decisivo? No, è stata un'emozione incredibile farlo alzare la coppa da capitano, poi raddoppia tutto, quindi siamo contentissimi, ci godiamo il momento e campioni d'Europa è qualcosa di assolutamente speciale. Quanto ci credevate? Noi fin da subito, come ho già detto, siamo cresciuti nelle difficoltà, abbiamo fatto sempre un percorso in salita rispetto alle altre nazionali che erano abituate sempre a vincere, sempre a giocare sul velluto. Noi abbiamo lottato ogni partita, ogni minuto, e questa è stata la nostra forza. Quando è che avete capito che ce la potevate fare? Ma io penso da subito, quando abbiamo passato il girone essendo ripescati, abbiamo capito che dovevamo rimboccarci le maniche perché avevamo preso un girone di ferro con Germania e Belgio, e quindi passare quel girone è stato per noi una grandissima prova di forza. Poi ci sono stati 5 gol con il Portogallo che ci hanno un po' destabilizzato, ma sapevamo la nostra forza e sapevamo che il lavoro e la strada era quella giusta e abbiamo continuato così. Quanto è importante allenarsi con i grandi campioni come fai tu alla Roma, e quanto è stato fondamentale nella tua crescita quest'anno magari lavorare anche con Mourinho tutti i giorni? No, questo è qualcosa di speciale, stare a stretto contatto con un allenatore come Mourinho che ti inculca una mentalità vincente, e poi con grandi campioni migliori sempre e impari soprattutto tantissimo. Ti ha chiamato Mourinho? Ti ha chiamato? Per il Portogallo, guarda. Non lo so, questo non lo so, adesso mi godo un po' di meritate vacanze e poi si vedrà. Se quello. Ti chiamasse rinunceresti alle vacanze? Sì, assolutamente, però è qualcosa che penso che mi merito, perché tra mondiale ed europeo c'è stato un dispendio molto grande, quindi me le godo per ora. Grazie. Buon turno, mister.